parte da 625. Speciale particolare in questa ultima prova, gremito anche il flash. La linea a Giancarlo Ricciotti, si abbassa il centro di partenza. Thank you.
Thank you.
Luciano, eccolo là davanti. Marco Alimento, Manuel Baldi, scatenato Manuel. Sì, oggi è andato tutto bene, a prima manche sono partito in testa, sono riuscito ad andare via subito e ho amministrato. Nella seconda ho avuto qualche problema in partenza, però per fortuna il mio avversario più diretto, Stevanini, era ancora più attardato di me, quindi ho gestito anche la seconda. Sì, oggi ero un po' acciaccato, volevo lottare lo stesso con i primi per vincere lo sto campionato,
ho lottato un po' nella prima manche facendo secondo, però poi nella seconda si è fatto sentire sia il calo fisico, che era 20 giorni che non toccavo la moto, sia anche gli antidolorifici per correre. Però ho recuperato un po', se magari partivo un po' meglio, invece che dodicesimo, avrei lottato fino alla fine con Manuel, chi arrivava davanti vinceva il campionato. Poi io ho perso una manche in più di lui, quindi alla fine è andata a lui il campionato. Sì, purtroppo un contatto con un altro pilota, sono caduto, la moto era completamente piegata, ho provato a ripartire ma non sono riuscito a far meglio del 18° posto, quindi ho compromesso la possibilità di vincere il titolo. Fortunatamente nella seconda sono partito bene, ero abbastanza arrabbiato e ho vinto e sono contento comunque. Protagonista.
soffiandolo abbondantemente, arriva l'amico Ottolino che chiude un altro giro, poi arriva Ottolino e viene recuperato a questo passaggio. E sì, è stato più veloce di mezzo secondo, è stato più veloce. Il pilota del Mando questa Salvini che fa segnare il miglior tempo di affranto per quanto gli è capitato, era lì pronta a guadagnare la terza posizione, ma che da fare, torniamo, attenzione, attenzione Dini che sembra essere più veloce, infatti riguarda il campionato Lauro, il 711, è ancora più dietro, trentesimo, Rico Tenino si ferma definitivamente, il giro del posto. Andiamo ad un altro giro concluso, Enrico Tenino inizia a spettolare naturalmente le bandiere blu, Dini ancora più vicino, andiamo a vedere. Cinque a posto e sei dopo aver girato allo stesso tempo.
recuperare. Estremamente determinato.
Compagnone che va all'attacco, felice Compagnone che vuole un appunto finale, un andamento.
con De Bortoli fermo praticamente all'ultimo giro. Vedremo il gioco degli scarti, chi avrà Fabrizio Dini. E sul podio il... Beh, la gara diciamo che è andata abbastanza bene. Ho sbagliato tutte e due le partenze, sbagliato. Diciamo che era importante partire bene. Denino, se la prima è partito primo, io ero un po' più indietro, ho perso quei metri che poi dopo non sono riuscito più a riprendere. Gli avevo guadagnato qualcosa, poi dopo con i doppiati è stato un casino. Ma sorpassato Salvini e niente, per provare a sorpassarlo mi sono caduto, quindi niente, vabbè, è andata così. La seconda è stato lo stesso interno al lotto, perché trovano i doppiati, avevo passato compagnone, poi dopo, vabbè, comunque niente, dai, tutto sommato è andata abbastanza bene, è stata una bella battaglia, diciamo, mi sono divertito. Ora niente, vediamo per il campionato, decideranno chi di dovere e poi si starà a vedere. Beh, dai, sono contento della gara, perché la prima sono partito avanti e sono andato via e ho fatto un ottimo lavoro. A fine della prima manche sono stato male, perché in settimana sono condizionato con influenze, penso di essere arrivare qua in ottima forma. C'era la seconda, sono sempre partito bene, solo che sono un po' calato e ho finito quarto dietro a Fabrizio, e adesso ci giocheremo a tavolino il titolo. Sì, positivo perché solamente per il podio, però diciamo sono abbastanza deluso. Stamattina avevo fatto il primo tempo con abbastanza margine sul secondo, prima manche sono partito oltre i 20, ho fatto secondo con un buon ritmo, la seconda sono caduto in partenza e non sono riuscito a far meglio di quinto. Peccato, perché se intendevamo vincere ci rifaremo la settimana prossima al Nazionale Europeo.